qualche modo diciamo che dovrebbe essere una sorta di opera rock, non lo so, fatte di tante poesie, tante comunque musiche celebre e vuol dire di magnifici pittori. We don't need no education. Eravamo famosi perché eravamo tutti insieme con Maurice Béjart a Bruxelles e giravamo nel mondo e poi dopo io per un periodo vivevo a Parigi e mi occupavo della compagnia che prima aveva diretto Caroline Carson e avevo nell'appartamento avevo un muro pieno di ritratti di Schubert e la notte ascoltava i Pink Floyd, vuol dire quando c'era la musica dei Pink Floyd noi compravamo tutte le cassette, le cose eccetera, così perché non c'erano ancora come dire le CD che ci sono adesso e era una droga. Woke up my son. Woke up to the machine. E le musiche sono legate e anche le cose che tu hai, vuol dire, non lo so, danzato, eccetera, eccetera, di, non lo so, le musiche di Beethoven, di Mahler, di Stravinsky, eccetera, eccetera, tutto questo rimane come un mondo dentro di te, quindi adesso è come se abbiamo aperto una finestra, una porta e boom, questo. La musica dei Pink Floyd mi ritocca. E poi dopo il fatto che il Pink Floyd è una musica che ha un'anima che oggi è molto più difficile di scavare e di liberare. E poi dopo c'è anche sul fatto delle parole, una poesia da una parte, ma anche una rivendicazione e anche un fatto filosofico, quindi è molto ricco su diversi piani e anche sono entrati nella classicità, cioè fanno parte dei grandi compositori del tempo, ci saranno sempre in Pink Floyd, dire come un punto di riferimento musicale, del resto hanno lavorato anche con orchestri classici, coro e anche cantante diciamo di opere liriche. Quindi c'è un misto dentro, quello che vuol dire non è più una cosa, un'altra, eccetera, però abbraccia un po' il tutto e di questo mondo loro hanno spesso raggiunto l'armonia. C'è questo gruppo molto 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 importante, sono bravissimi, che si chiamano i Legend, i Pink Floyd Legend, e quando li ho conosciuto, grazie a Daniele Cipriani, ho conosciuto Gilda Petronelli, che è la produttrice di questo gruppo, è nato una sintonia, un qualcosa che normalmente dovrebbe essere ognuno rimane nel suo mondo. E poi l'altra, l'idea di costruire un mondo visivo con la musica dei Pifa, insieme alla musica interpretata da questo gruppo, e vedere è stato un incontro importante. Io l'ho detto, la cosa, cioè la musica che ha un'anima, allora la incontro spesso nei canti religiosi, che sono o della mia cultura ortodossa, russa, eccetera, e ha qualcosa di sacro, cioè, ha qualcosa di diverso. Non è evidentemente la canzonetta, ma anche quando vuole essere più una canzone così
che canta, qualcuno la canta, ma perché la canta, racconta qualcosa, ti comunica qualcosa, e fa, così fanno questa un'opera poetica, sonora, e anche che tu, non so a che punto le parole mi hanno dato meno o di più della musica. Nei testi sono talmente densi, precisi e ricchi di significati, che è come le grandi opere che tu puoi interpretare a diversi livelli. No, tu non puoi dire questo è questo o questo è quello, c'è questo ma anche questo e ancora più questo. Però è molto ispirato al personaggio di Syd Barrett, no? Che poi dopo ha avuto questi momenti di allontanarsi di una ragione, di una cosa, e ti è andato in un'altra dimensione, un altro mondo. E lì per questo avevo il sentimento che qualcuno doveva comunque avere l'età o vicino all'età mia, quella dei Pink Floyd, perché anche se i giovani amano dire questo è, però sì, tu vedi qualcosa dei Pink Floyd, deve corrispondere a qualcosa che ha fatto parte della loro vita, della loro esistenza, e perché suonavano questo e perché è diventato talmente comunicativo. Allora questo personaggio di Shine, Crazy Diamond, eccetera, così è un personaggio che lega un po' tutto i vari quadri, una specie di fil rouge con uno specchio suo più giovane che è ispirato da Piero Linea. Si tratta di un mondo, il mondo è quello di Pink Floyd, non si tratta di, per quello diciamo un'opera piuttosto che un balletto, no? Un'opera danzante evidentemente, e con la musica, il canto, eccetera. Ma perché è quello che ho bisogno di questo, di quello lì, è un po', questo è un po', come dire, che cosa ha bisogno? Un tavolo, allora ha bisogno che mettiamo un tavolo. Ma non è una scenografia reale. Quello che deve esistere sul palcoscenico è il mondo dei Pink Floyd, per dire che hanno queste, i video, le cose, eccetera, questo è il loro mondo. Quindi non ho voluto togliere questo mondo, ma al contrario, dice, creare un matrimonio tra questo mondo e quello che noi come interpreti sul palcoscenico esprimiamo, vuol dire così. Allora l'essenziale, le cose che ha bisogno è questo, allora c'è questo. Per essere, io dico più un essere danzante che un danzatore con un ballerino, ma diciamo, per essere un danzatore così, ci sono tre cose importanti. Uno, bisogna essere espressivo. Quindi l'espressività è quello che comunica. Perché se sono lì come un formaggio bianco, faccio delle cose, eccetera, però certo, comunque il pubblico rimane lì. Almeno che ci vuole la freddezza, la è una scelta, perché il bravo, la cosa che tu esprimi, hai bisogno di questo, è sufficiente a se stesso, quindi diciamo come più astratto che figurativo. Oggi non sto parlando, però avere espressività vuol dire poter non essere espressivo se non c'è bisogno, ma se bisogna essere espressivo, e l'espressività. L'altro, la musicalità, che è fondamentale, perché
anche lì, per dire, con i Pink Floyd, si vede che sono dei grandi musicisti. L'altro è la cosa più importante, lì è il fuoco sacro, le feu sacré, il fuoco sacro. Si non mi sbaglio, c'è un filosofo francese, Michel Serre, Michel Serre, je crois, ma adesso potrebbe essere una confusione, che aveva scritto un libro su Béjart e che l'aveva chiamato Danser sa vie. Cioè, allora, dice, che cos'è Danser sa vie? Cioè, tutto bello, un bel titolo, ma che cosa significa? Danzare la sua vita. Danzare un vissuto, certo. Esprimere te stesso, avere qualcosa che nasce dentro di te, che tu fai. Certo. Questo non è facile e questa epoca non dà la possibilità di farlo, perché tutto deve appartenere a qualcosa che è già concepito prima. Certo. Non siamo più alla scoperta della luna, però noi abbiamo bisogno adesso di pensare che magari se abbiamo camminato sulla luna si era perso anche il senso, il senso poetico della luna. Certo. E quello che deve essere considerato non può non essere contemplato. E quindi mi piace questo. Come on, you mind of the truth.